L'assessore Luciano Vandone si è dimesso dalla giunta Fabio. La notizia è stata affidata a uno scarno comunicato che è arrivata dopo qualche settimana di polemiche. Gli accertamenti in corso da parte degli organi di verifica, ha detto Vandone, richiedono la mia massima disponibilità e nessun impedimento istituzionale. Per tale volontà collaborativa con i soggetti giurisdizionali e contabili, ho chiesto al sindaco di non avere più alcun impegno di giunta. Si dice d'accordo il sindaco Fabio, che ha subito brevemente commentato: accetto le dimissioni del professor Vandone e apprezzo le ragioni da lui adotte. Pochi giorni prima di Natale, Vandone aveva già rinunciato alle deleghe in materia finanziaria, in seguito alle vicende giudiziarie a Palazzo Rosso. Aveva infatti ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura della Repubblica nell'ambito dell'indagine sui bilanci del Comune. Numerose le proteste che si sono levate dall'opposizione e così nei primi giorni di questo 2012 Vandone ha deciso di uscire completamente dall'amministrazione. A prendere il suo posto in giunta, probabilmente con delega all'università, sarà il giovane consigliere Davide Buzzilanghi, figlio di Francesca Calvo. Ormai da qualche tempo Buzzilanghi si era lentamente distaccato dalla Lega Nord, il suo partito originario di appartenenza, fino ad astenersi dal voto sulle modifiche di bilancio di fine dicembre, contribuendo così a garantire il numero legale necessario per l'approvazione. Un gesto che non è piaciuto molto agli esponenti locali del Carroccio, che in quell'occasione avevano deciso di non partecipare al voto e di abbandonare l'aula. A livello politico dunque i giochi si fanno ancora più ingarbugliati e lo scenario sempre più complesso. Varie voci a Palazzo Rosso confermano la possibilità di ulteriori passaggi tra Lega Nord e PDL in una direzione o nell'altra, ma tutto è ancora da vedere. Senza dubbio avrà il suo peso ciò che accadrà nei prossimi giorni, soprattutto il 19 gennaio, quando ci sarà un'ulteriore pronuncia della Corte dei Conti sulle modifiche ai bilanci approvate dal Consiglio Comunale. E sullo sfondo ovviamente restano le elezioni comunali della prossima primavera, con molti dubbi e fino ad ora poche certezze.